E alla fine ce l'ho fatta, eccomi qui con la Logitech G Cloud, questa nuova console di Logitech che era stata leakata già qualche mese fa e alla fine esce in tutto il suo splendore, esce allo scoperto con una grossa manciata di dettagli, ma in realtà ancora non tutti. Qui durante la prima edizione del Logiplay sono attualmente proprio a Berlino. Allora, una console molto particolare perché, come il nome lascia facilmente immaginare, è una console solo ed esclusivamente cloud, non svolge i calcoli sulla console, cioè non è una diretta concorrente di Steam Deck o di Switch, perché in realtà questa serve solo ed esclusivamente per giocare in cloud, e questa permette una serie di feature particolari di questa console. Prima di tutto si tratta di una console da 7 pollici, lo schermo è 7 pollici, c'è molta cornice intorno, come potete vedere, è uno schermo 1080p, 1920x1080, quindi form factor preciso 16 noni, da 7 pollici, come vi dicevo. La peculiarità è che, trattandosi di una console fatta solo per lo streaming, è praticamente totalmente passiva. Come vedete non ha prese d'aria, non ha ventilazione, è completamente pulita. Da qualsiasi parte la si guardi e non scalda per niente, l'ho provato ormai da quasi un'oretta, non scalda mai e poi mai. E questo tra l'altro le permette di essere leggerissima, una console che pesa niente, peserà sotto il mezzo chilo, mi sembra 450 grammi e rotti, si tiene benissimo con una mano, veramente con un dito, una console super leggera davvero. Ciò nonostante è una console con un'autonomia straordinaria, si parla di 12 ore di autonomia, tra l'altro con anche la ricarica rapida supportata che le permette di caricarsi al 100% in circa 2 ore e mezzo di ricarica. Adesso faccio anche un pochino vedere tra le impostazioni proprio la questione della batteria. Attualmente la console mostra le 5:21 di pomeriggio, è sincronizzata con l'orario qui di Berlino, e come vedete se io vado sulla batteria mi dice che la batteria è carica al 70% e la durata stimata è fino alle 9:15 di domani mattina, quindi ancora una durata straordinaria praticamente davanti a me. In realtà in questo momento non lo sto utilizzando, ma vi garantisco che ce l'ho avuta per almeno mezz'ora, 40 minuti, con cui ci ho spippolato, per dirlo in gergo, in terminologia molto tecnica, e praticamente si sarà scaricata di circa il 2%, mi sembra che l'ho presa circa al 72% e sono ancora al 70%, parliamo appunto di 12 ore di autonomia assicurate. Quello che vi dicevo che è particolare è che è una console per il cloud. Cosa significa questo? Significa che arriva con precaricato sia cloud gaming, sia il Game Pass di Xbox, sia Nvidia GeForce Now, ma supporta perfettamente anche il gioco in remoto. Questo vuol dire che supporta sia l'Xbox, il gioco in remoto di Xbox se avete una console dentro casa, sia Steam Link se ad esempio avete Steam su un PC a casa e questa la potete utilizzare per giocarci in streaming mentre il vostro PC principale svolge i suoi compiti. Ma come vi dicevo prima di entrare nel dettaglio, è che di fondo è un tablet Android. Al momento installato c'è Android 11, vi posso far vedere. Se vado su le informazioni del tablet, al momento vediamo abbiamo Android 11 che gira sul tablet a tutti gli effetti, quindi la 11ª versione di Android che verrà probabilmente aggiornata. Essendo a tutti gli effetti un tablet Android, cosa significa? Significa che supporta Google Play, potete scaricare qualsiasi gioco che trovate su Google Play e in quel caso viene fatto girare in modo nativo, quindi in quel caso non è più una console da streaming ma è una console nativa, cioè un tablet Android a tutti gli effetti, quindi fa i suoi calcoli e quindi consumerà più batteria, ma nel momento in cui entrate nel gioco in streaming naturalmente vengono solo inviati i dati dai server in cloud e la console non consuma nulla, e questo le permette per l'appunto non solo di essere leggera ma di essere anche completamente passiva, perché praticamente non scalda praticamente mai. C'è chiaramente integrato, trovate Chrome, così come potete trovare Gmail, Calendar, insomma tutte le applicazioni di Google Android. Qui sto facendo vedere, stavo addirittura navigando multiplayer a tutti gli effetti. Lo schermo da 7 pollici è anche completamente touch, quindi lo potete utilizzare anche per scorrere e per fare i tap di qualsiasi tipo in modo continuativo. Questo funziona anche chiaramente quando andate, scegliete di giocare, potete utilizzare lo schermo touch se preferite, senza problemi. Andando nel dettaglio della console, allora andiamo sul fattore di forma. Beh, come grandezza vi ho fatto vedere, si utilizza comodamente con tutte e due le mani, è super super leggera, ha i classici tasti dorsali, ha i due grilletti che sono analogici e i due dorsali che sono invece digitali, poi ha i quattro pulsanti frontali
classici, i due analogici che sono asimmetrici, quindi hanno il setup di Xbox per intenderci, hanno il click L3 e R3, sì, dovrebbero essere L3 e R3 anche su Xbox. Ci sono poi i due tasti, chiamiamoli menu, sì, sono i due tasti menu che troviamo sugli angoli. Sulla parte bassa troviamo un tasto home che ci permette di ritornare sempre a questa dashboard, a questa interfaccia proprietaria di Logitech. Dall'altra parte abbiamo un tasto Logitech, anzi un tasto G, che credo serva a far partire probabilmente qualche cosa che ha a che fare, credo, con gli amici o qualche interfaccia. Al momento non mi sembra attivo, non sono riuscito a farlo andare in nessun modo. Volendo scendere però nei dettagli, mi sono permesso, in barba a tutti quanti, di far girare anche un Geekbench 5, già che c'ero, essendo un tablet Android, per cercare di captare qualche informazione aggiuntiva sulla macchina. La macchina fa questi punteggi, quindi diciamo siamo allineati con una fascia bassa per quanto riguarda uno smartphone, un tablet Android, un medio-basso gamma. Come viene intercettato da Geekbench? Viene intercettato da un modello proprietario. Non c'è specificato quale processore Qualcomm viene utilizzato. Comunque abbiamo un processore octa-core, in questo caso abbiamo due core ad alta efficienza, ad alte prestazioni, e sei core ad alta efficienza. Questa è la velocità a cui girano. E questa versione che abbiamo noi tra le mani è una versione con 64 giga di spazio. Ora, per quanto riguarda lo spazio, loro hanno annunciato che la console sarà disponibile dal 17 ottobre sul mercato americano e successivamente arriverà su tutti gli altri mercati, si parla del prossimo anno per l'Europa, attualmente con due fasce di prezzo, 2,99 e 3,49. Non sappiamo se i prezzi saranno identici in Europa, quindi 2,99 e 3,49, però è chiaro che qui parliamo di una console che va a colpire un target di mercato molto particolare, appunto il mercato di chi vuole magari giocare sul letto, in bagno, in mobilità, ma è pronto a giocare esclusivamente in streaming. Lo ribadisco, avrete bisogno di una connessione wifi o di una connessione cellulare per poterlo utilizzare. Il sistema supporta comunque anche il Bluetooth, chiaramente per i collegamenti con ad esempio le cuffie, qui erano associate con alcune cuffie, si potevano provare anche con le nuove Astro A30, e per il resto ribadisco, è una console da cloud a tutti gli effetti, con un po' di prestazioni per quello che riguarda Android. Come vi dicevo prima, suppongo che possa essere un octa-core di fascia abbastanza bassa. Qui, come vedete, sta partendo il gioco, anzi è partito. Qui siamo in cloud, siamo chiaramente in un wifi bello prestante, come vedete, insomma è fluidissimo proprio. Qualsiasi momento posso cliccare qua per ritornare sull'applicazione, come vedete, Xbox, questo senza problemi con il touch. Posso uscire dal gioco e far partire ad esempio Forza. Questo è il gioco, gira fluidissimo, veramente zero input lag in questo caso, almeno il feeling che si ha alla guida è quello proprio, esperienza super fluida. Il cloud a questo punto di vista funziona perfettamente, tra l'altro la piacevolezza di avere una console che non scalda per niente, senza ventole, senza nulla, insomma, comunque da questo punto di vista sicuramente è un'esperienza peculiare, ecco, posso dire veramente funziona benissimo. Ok, il tasto, in realtà il tasto G funziona quindi come una specie di tasto centrale, come se fosse il tasto Xbox o il tasto PlayStation, vedete, da accesso diretto all'interfaccia della console, all'interfaccia del software, in questo caso l'interfaccia del software, quindi è l'interfaccia di Xbox, laddove invece il tasto home dà accesso alla dashboard della console, della Logitech G Cloud, in questo caso vedete la sua dashboard proprietaria, che non interrompe il gioco. Questo è. Adesso vi faccio vedere al volissimo anche GeForce Now. Tra l'altro questo è l'elemento più importante, non sembra esserci multitasking, sembra che la console sia in grado di far partire una singola applicazione per volta, anche applicazioni molto leggere, dopo vi faccio vedere, ma anche applicazioni molto leggere sembrano funzionare soltanto una per volta. Ho provato per esempio a passare da Chrome, Gmail o da appunto, ovviamente oltre che da GeForce Now a Xbox Game Pass, sembra che ogni volta ti chieda di chiudere l'applicazione. Anche questa non ho idea se sarà una cosa definitiva o se effettivamente sarà per sempre così. Sicuramente questo denota un shock abbastanza di fascia bassa, come facciamo vedere anche i punteggi di Geekbench. Però ecco, forse su questo fronte è possibile che vedremo qualcosa di migliore nel tempo, qualche
qualcosa più ottimizzato nel tempo. Mi stupirebbe se davvero anche per passare da un'applicazione Android a quella successiva sia sempre necessario spegnere la precedenza, cioè sembrerebbe essere veramente un multitasking vecchissimo stile che in qualche modo quasi non mi spiego. Per il resto, chiaramente, essendo una console cloud rispetto a uno Steam Deck, le feature grafiche possono essere sparate al massimo, perché ovviamente, visto che tutto il calcolo viene svolto o dal PC di casa, o da Xbox di casa, o dai server in cloud, non c'è bisogno di trovare compromessi. Giochi che hanno il ray tracing si possono giocare con il ray tracing sparato a palla, a patto di avere il giusto tier di abbonamento per GeForce Now. E per quanto riguarda ovviamente Xbox Game Pass, tutti i giochi giocano al massimo delle loro performance, compatibilmente ovviamente con la versione cloud. Le prestazioni sono anche troppo, cioè i settaggi grafici sono probabilmente anche troppo elevati anche per il server in cloud, probabilmente. Però eccolo qui. La cosa più particolare è avere tra le mani una console completamente silenziosa e leggerissima, veramente è di una leggerezza incredibile. Ripeto, siamo intorno ai 450 grammi dovremmo essere, per performance chiaramente legate alla qualità del vostro connessione internet e soprattutto alla qualità dell'applicazione cloud che andate ad utilizzare. Ritorniamo a noi, in questo caso volevo farvi vedere, faccio partire Chrome, vedete mi chiede ovviamente la conferma per il multitasking, ma lo stesso, pur memorizzando, come vedete ha memorizzato dove ero posizionato su Chrome, e come vedete anche qui, nel momento in cui faccio partire anche semplicemente Google Drive, sono obbligato a uscire dall'applicazione precedente pur mantenendola in memoria. Comunque dicevo, allora, fondamentalmente l'uscita è prevista per il 17 ottobre solo sul mercato americano e canadese al momento, non è prevista l'arrivo sul mercato europeo previsto per il prossimo anno, però vi posso dire che come vi ho già fatto vedere c'è anche già la lingua italiana, io sono andato a modificarla proprio a mano, quindi è già prevista la lingua italiana, a dimostrazione come appunto ci appoggiamo ad Android, quindi tutto quello che trovate su Android lo trovate anche dentro questa Logitech G Cloud. Ripeto, ci sono tantissimi elementi che rimangono avvolti nel mistero, oltre all'uscita effettiva sul territorio italiano, sul territorio europeo, il suo prezzo sul territorio europeo, però è chiaro che il 2,99 e 3,49 è un prezzo buono ma non incredibile per uscire una console, ripeto, solo cloud, permette di giocare in modo nativo con i titoli Google, con i giochi del Play Store di Google, mentre per tutto il resto bisognerà utilizzare il cloud. Assente, grandissima assente, è PlayStation per il momento, nel senso che è possibile giocare, come vi spiegavo prima, in remoto con Xbox o in remoto con PC tramite Steam Link. Al momento sembra che anche il PlayStation in remoto, il gioco in remoto di PlayStation non sia supportato, però di nuovo, appoggiandosi a Android, è possibile che nel tempo possano uscire applicazioni che consentano queste cose qui, o che magari già lo consentono, ma semplicemente non sono, diciamo, supportate in modo ufficiale. Seguiranno sicuramente maggiori indicazioni. Vi voglio giusto lasciare un piccolissimo hint per quanto riguarda la maneggevolezza, l'ergonomia. Allora, ho trovato molto piacevoli i due tasti posteriori, il grilletto e i dorsali, sono sicuramente la parte più piacevole. Meno piacevoli sia la croce digitale che i tasti frontali, che hanno un po' cheap, sono un po' morbidosi, plasticosi, morbidosi a dirla tutta. Molto buoni gli analogici, ma proprio sull'analogico ho qualche dubbio, in particolare sull'analogico destro, che è sì posizionato, io adoro il posizionamento asimmetrico come il pad Xbox, ma in questo caso c'è una strana vicinanza con i frontali che obbliga, come si utilizza la console, si tende ad avere il pollice molto più piegato del normale, e questo rende un po' scomodo il passaggio dai tasti frontali all'analogico, cioè è un po' innaturale il posizionamento del tasto analogico, del posizionamento del pollice sull'analogico destro. È capace che anche qui, adesso lo sto provando in fiera, in un evento, insomma i tempi sono stretti, il posizionamento non è comodo, però se devo dire qualcosa sull'ergonomia, non mi fa impazzire questo passaggio fra l'analogico destro e i tasti frontali, chiaramente da approfondire meglio nel tempo. Ultime cose, la console permette di avere accesso ad uno slot SD, micro SD scusate, aggiuntivo, lo troviamo qui sopra, eccolo, c'è un tasto di accensione che è insomma con molla, quindi non si sposta e ritorna in posizione, il tasto dei volumi, mentre nella parte bassa troviamo l'attacco per il caricatore USB-C per caricare la console. Come vi dicevo prima, supporta la carica rapida, anche se non si sa bene a che wattaggio,
per arrivare da 0 a 100% in 2 ore e mezza, e il mini jack da 3,5 per le cuffie. Direi che questo è tutto per quanto riguarda la console, questa Logitech G Cloud. Sicuramente arriveranno maggiori informazioni in futuro, quindi vi invito a seguirmi, a farmi anche delle domande per entrare più nel dettaglio dell'uso effettivo di questa console.